Ciao Walter, Ciao, ciao, sono io ciao. stavolta che ti lancio un... Ah, lancia, Senti, lancia. dai, senti la parola solidarietà, cosa ti dice ai giorni nostri? Un valore che a me sta a cuore, per il quale combatto tutti i giorni, ma noto che è un valore sempre più abbandonato, sempre più Demodè, dai. esatto, non utilizzabile, perché c'è questo pregiudizio ormai, e in parte siamo colpevoli, noi siamo stati colpevoli, che un interesse, un piccolo interesse, un tornaconto tuo ci deve essere, per cui spesso e volentieri viene snobbato, viene accettata con ingratitudine, non c'è una gratificazione, per cui. Ti tolgo dagli impicci perché so che tu, oltre che viverlo per un fatto fisico, so che quindi Sì. fai parte anche di un'associazione, di conseguenza, Sì. io invece quello che volevo parlare era, cioè, per un momento pensa di essere vedente, di essere, non essere in un'associazione, parlo per me. Mi rendo conto che ormai la solidarietà è un'azione, premeditata, può sembrare strano. C'è una premeditazione che è questo: faccio qualcosa per l'altro perché in qualche modo mi aspetto un ritorno, o perlomeno costruisco un gesto di solidarietà con dietro una mira che può essere quella di, non dico un tornaconto, ma un qualcosa che può favorirmi, può Sì. Sì. rendermi quindi quell'azione, posso farla fruttare. Questo non è che sia solo rivolta verso chi può avere delle limitazioni fisiche, inteso handicap, quindi classici conosciuti, ma io parlo che può essere proprio, che ne so, la persona che può essere da con gli anni, può essere il vicino che è anche prestante, che sta bene, ok, ma si trova in un momento di difficoltà, perché le difficoltà non sono solo quelle No. fisiche, di salute, eccetera. A volte possono essere anche la difficoltà psicologica, che ne so, solitudine, può essere mancanza. Ma mettiamo anche mancanza materiale, perché magari il vicino non ha probabilmente un benessere alimentare quanto il nostro. Okay? Bene, arriviamo a Natale dove abbiamo una tavola imbandita enorme che ci strafoghiamo Sì. e il nostro vicino non ci chiediamo se è là che piange, se ha da mangiare, se sta bene, ma è il nostro vicino che magari possiamo incontrarlo. Sì. Qualche volta e anche raramente, buongiorno, 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 ma quei pochi metri che ci separano, c'è una parola magica che oggi mettiamo in mezzo, una specie di recinzione che sembra invalicabile e che ci dà un grosso alibi che si chiama privacy. Non vogliamo entrare nella vita Diventano dell'altro. dei tabù. Una volta c'era il sesso, no? Certo. Non si poteva parlare. Poi è arrivato il denaro. E poi adesso è arrivata questa parola famosa, questo tabù nuovo, la privacy. Quindi io per privacy, che poi sappiamo benissimo, un giorno o l'altro ne lo faremo, un discorso sulla privacy. No, ma sappiamo tutto dal vicino, anzi, Sappiamo a tutto. volte lo critichiamo pure, ma non interveniamo No. perché andiamo ad addurre a chissà quali termini questa privacy. In realtà, Magari quel poveraccio non aspetta altro non che aspetta altro qualcuno. che una parola di conforto, no? Sì. E quindi noi con questa privacy praticamente tarpiamo le ali alla solidarietà, no? Cioè, Con questa. è un alibi che ci creiamo Sì. non so, è un gesto di vigliaccheria, diciamolo chiaro e tondo, è un gesto di vigliaccheria Sì. dove si dice io non vengo a, che ne so, darti un minimo sostegno, non sono vicino a te, tu non sei il mio prossimo. Incredibilmente, siamo vicini, appiccicati, e quindi il nostro prossimo, quando si parla di prossimo, si intende i vicini, oltre che i parenti. Ebbene, e non abbiamo questa solidarietà da condividere, ma neanche un momento per due parole di No, così. e siamo quasi 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 più disposti a dare del denaro ad uno sconosciuto piuttosto che andare a passare 2 ore con un vicino o a prendere un caffè da lui o invitarlo a prendere un caffè. Ci costerebbe molto meno, faremmo molto più felice lui, e invece magari diamo 50 euro, 100 euro via Ce lo internet. dobbiamo togliere di torno. Guarda, Ti può sì. sembrare sciocco,
Guarda, ti porto un esempio. Allora, in questi ultimi decenni, diciamo, perché non sono, sono già da un po' di tempo che c'è questo, con gli animali abbiamo una specie di passaporto, o comunque un passepartout, che ci permette di parlare con la gente, perché parliamo dell'animale, è un terzo elemento, Sì. cioè non è... Bene, io in questi giorni, visto che l'anno scorso insomma, è morto per fine vita un cane, ne ho adottato un altro Sì. che a quanto pare era destinato a non avere lunga vita, perché probabilmente sarebbe stato soppresso, da che ho capito. Sì. Okay. Beh, insomma, al di là, non voglio adesso dire bel gesto, no, perché, ma questo cane, stranamente, scopro dai documenti che si chiama come me, Tony. Ok. Bene, è un pas di cane, vale a dire la coda di una razza, le orecchie di un altro, insomma, è un pas. Vabbè. Simpaticissimo, intelligente, tutto quello che ti pare. Bene, quando è arrivato questo cane, naturalmente dove passa ha suscitato interesse. Sì. Ecco, ed è il momento di socializzazione, il cane è divenuto l'oggetto Sì. per parlare con gli altri, perché chi gli fa una carezza? Chi vorrebbe dargli il biscottino? Certo. Chi che dice ma com'è bravo? Ma chi com'è bello? Sono pretesti semplicemente per uscire dalla solitudine, da tutte le solitudini che incontri per strada. E ne incontri tante, soprattutto quando sono in là con gli anni. Cioè Sì. non si ha il coraggio di parlarsi, non si ha il coraggio di offrire noi stessi agli altri, ma come dicevi tu, ed è l'esempio nei concerti di beneficenza, se tu vedi la gente va magari ai concerti di beneficenza, si scarica la coscienza mettendo qualche denaro là nella cassa, ma difficilmente interviene direttamente sulla persona, interviene, se va No, no, bene, certo. come ti dicevo, se va bene questa persona che poi è destinataria di quei soldi che lui mette, magari è a due passi da casa sua, però per la privacy non andiamo No. no, assolutamente. Certo. E quindi, secondo me, l'unico baluardo in questo momento di solidarietà sono le varie associazioni che se ne dica, con tutti i difetti che hanno, con tutti i problemi, col fatto che anche alcuni nelle associazioni vogliono i loro tornaconto, eccetera, eccetera, con i loro limiti, ecco, diciamo Ecco, con i velo loro limiti, limite. sono l'unico baluardo che resta per coltivare ancora la Certo. solidarietà. Pensiamo alla Croce Rossa, all'Avis, la donazione del sangue. In fondo io potrei anche dire no, io non sto Non lo bene. dico io, anche la tua associazione, ad esempio, so che fa prevenzione per la vista, fa Sì. tante iniziative. E quindi era per dire che ormai l'associazionismo Sì, che è in crisi, è diciamolo. delegato e può avere tutte quelle forme che si diceva prima di difetto, Certo. che abbiamo detto, per carità. Ce ne sono però tanti pregi, perché c'è da dire, se non ci fossero queste, probabilmente certe cose non sarebbero fatte, non No. sarebbero date avanti, anche con dei limiti, anche con dei difetti, tutto quello che vogliamo, però vengono portate avanti. Esatto, Diversamente saremmo nel vuoto totale. quindi diciamo che evviva le associazioni alla fine con tutte le loro difficoltà, i limiti, però a volte suppliscono quello che si pensa che dovrebbe fare lo Stato, no? Molto spesso io mi sento dire da qualcuno: ma per voi non ci pensa lo Stato? Cioè, è un po' come dire, per togliersi, non sentirsi in colpa, no? Per dire. Però io porto l'esempio, io conosco diversi volontari della Croce Rossa, ci sono persone, chi è andato in pensione, chi era a mia età, insomma, e che fa il volontariato magari per la Croce Rossa, però della Croce Rossa perché stiamo parlando quindi di un qualcosa dove, insomma, è fuori, esula da te, da me e da tanti Sì, altri, la Croce Rossa. certo. Ed è un bene comune. Allora, con tutti i difetti che si vogliano mettere in campo, quello che riguarda lo Stato, per carità, senz'altro è un grande aiuto, ma i tempi, le reazioni, l'inerzia che può avere lo Stato è ben diversa da quello che può No. essere la reazione, la reattività comunque del singolo, del cittadino che fa volontariato E e che lo poi. fa, attenzione, preparato, perché fare volontariato improvvisato più delle volte si rischia di fare dei danni. Quindi parliamo di persone che lo fanno.
lo fanno organizzati e lo fanno con rapidità. Quindi esatto. Lo fanno, poi lo Stato ti può dare dei soldi, ma il calore umano... Lo Stato sostiene, ecco, ma l'umanità però, l'uomo, danno... però è l'uomo che fa, certo. È l'uomo che... L'umanità te la dà le persone, per cui certo. Niente, secondo me davvero dobbiamo pensare alle associazioni che nel silenzio fanno tutto il lavoro che potremmo fare noi e che non facciamo. Poi teniamo conto anche di una cosa, ho letto proprio in questi giorni, ne approfitto per... perché sembra che sia un fatto normale. Allora, morire, che ne so, in battaglia perché si è un soldato, sì. Si diventa eroi. Morire, che ne so, nel posto di lavoro è cosa anche quella, sì. Direi, molto grave, che direi che non dovrebbe più succedere, ma purtroppo ce ne sono tante, certo. Vittime. Quindi. Morire mentre si va a volontariato questo l'ho letto proprio in questi giorni, sono stati alcuni incidenti, sì. Di ambulanze che sono finiti. Ah, sì, sì, ecco, sì, e sì. Dove sono morti i volontari, sono morti, oltre il paziente che veniva trasportato. Sì. E, stranamente, nella nostra percezione, verso questi volontari, è sembrato quasi che fosse morto qualcuno che era al lavoro, cioè nel senso che in realtà era un volontario. Era un volontario, certo. Era qualcuno che, se va bene, non percepiva, anzi, probabilmente metteva di suo. Eh sì. Ha perso la vita, perché intendiamoci, c'è il rischio quando corri in ambulanza, corri, sì. A volte per salvare una vita ti esponi a dei rischi tu, e in effetti così è capitato. Bene, volevo chiudere proprio con i volontari che meritano, insomma, meritano tutto il nostro rispetto, è chiaro, tutta la nostra ammirazione e la nostra solidarietà. Bene. Nostra solidarietà, e lì non si tratta di privacy, perché quando intervengono lì non c'è privacy, intervengono. Esatto, va bene, ciao, ci allora. Salutiamo, ciao Walter, ciao ciao.